E sapete chi c'è adesso? Che abbiamo uno dei direttori del Teatro Oscar, il grande Giacomo Poretti. Ciao Radio Lombardia. Come stai? Che bello! Bene, grazie. Eccoci. Sono molto contenta, quindi tu confermi, no? Pedrini sarà tra i tantissimi artisti che girano Certo. da voi per questa serata, questo charity tribute, vero? Vuoi aggiungere qualcosa? Poi parliamo dell'Oscar, delle altre proposte e poi anche del film, eh? Abbi pazienza No, perché... certo, non aggiungo altro, hai già detto tutto, spero che interveniate numerosi in questa serata di musica, che è un tributo a Kef, un grande musicista forse sottovalutato. Ecco, Tutto qua e poi andiamo, io sono sul sito www.teatrooscar.it con tantissime cose belle. Da dove vuoi cominciare? Molto varia la programmazione. e allora, diciamo che forse per non confondere troppo le idee, perché il programma è davvero ricco, però questa settimana facciamo una cosa bella, lo spettacolo con Margherita Mannino, Finché la mia stella brillerà, che racconterà sostanzialmente la storia di Liliana Segre e starà con noi al Teatro Oscar per qualche giorno, e lo dico per i più interessati, la prima sera, quella del 1° febbraio, ad introduzione dello spettacolo ci sarà il direttore del CEDEC, che è il Centro Studi e Documentazione Ebraica, che contestualizzerà, giusto per non dimenticare, quanto è accaduto qualche decennio fa, e che poi lo spettacolo ribadirà, ecco, sostanzialmente. Ecco, questa è un'ottima proposta, Giacomo. Ci sono poi anche dei corsi, vedo, per i ragazzi, per i piccolini, che bello. Eh sì, esattamente, anche quello, perché i corsi di teatro sono sempre interessanti. Sì, c'è quello. Poi ci sono altri spettacoli che più avanti, per esempio il 14 di febbraio, facciamo una cosa a cui teniamo molto. Chi non dovesse o non volesse andare o non ha una cena con la propria fidanzata o la moglie, anzi, noi gli diciamo: prima viene a teatro e dopo porta a cena la moglie o la fidanzata. C'è una cosa bella che si chiama Versus, Gino Bramieri versus Walter Chiari, Dai. dove si sfideranno per dire comicamente due comici, no? E quindi vi invitiamo, dove io tra l'altro farò l'arbitro di questa cosa, Il no? 14 febbraio mi sembra di aver capito, quindi parlavi di San Valentino? Esattamente, esattamente, no? Fantastico, al Teatro Oscar. Comunque il sito è fatto benissimo, c'è tutto e quindi si può tranquillamente sbirciare lì per tutte le altre proposte. Vuoi aggiungere ancora qualcosa rispetto al teatro? Beh, diciamo che al teatro la programmazione la vedete sul sito Oscar Desidera, la vedete lì. Posso dire che poi di recente, sempre lì all'Oscar, è stato lanciato questa mia nuova iniziativa, che è il mio podcast, il Porecast, no? Esatto. E che finora abbiamo fatto 3 puntate e continuerà. E tra l'altro, a proposito di San Valentino o di cose, l'8 di febbraio posso già annunciarlo: registreremo questa puntata sempre live con Alberto Penna, che è uno psicologo, che ha scritto una cosa molto curiosa, molto interessante: il manifesto per le emozioni maschili, no? Per Ah, cui bello. annunceremo la cosa fra qualche giorno, per cui ecco. Fatene tante di queste cose sulle emozioni maschili, perché qua c'è un po' di lavoro da fare, va bene. Ce n'è tanto, ce n'è Questo tanto. è molto bello, anche questa iniziativa, come tutto il resto della programmazione. Ecco, ricordiamo magari anche gli altri, ricorda anche gli altri direttori, perché non sei da Sì, che solo. sono Luca Toninelli, lo scrittore, e Gabriele Allevi, che è l'altro direttore artistico. Siamo tre ultra sessantenni che poco prima del Covid abbiamo avuto questa bellissima idea di aprire un teatro a Milano.
con tutte le difficoltà annesse e connesse, però andiamo avanti perché è un lavoro entusiasmante, il pubblico ci sta seguendo. Assolutamente. Allora, adesso parliamo anche del film. Abbiamo un pezzetto del trailer, Il grande giorno. Vai, Amerigo. Questo è stato il mio capodanno, Giacomo, lo sai? Bene. Giacomo Poretti è con noi, abbiamo ascoltato e visto, perché ci segue in TV, Il grande giorno, che è veramente troppo divertente. Dai, due parole anche sul film, perché ovviamente gli amici se lo aspettano. Beh, intanto ringrazio tutti gli spettatori che sono andati a vederlo, sono stati tanti, con degli apprezzamenti molto, molto calorosi, quindi li ringrazio. E che dire, da parte nostra, che è stato divertente, è stato faticoso perché l'abbiamo girato quest'estate, che è stata l'estate più calda del secolo, in diverse location, sparpagliate per tutta la Lombardia. Però vuoi ricordarle? Perché ci sono dei posti bellissimi. E quello che avete visto voi prima la villa del matrimonio, diciamo. La pillola che avete mandato era Bellagio. E poi un'altra villa a Osnago in Brianza, ma però i luoghi ne abbiamo girati un 7-8. Quelli che avete visto nella pillola sono quelli lì, il lago a Bellagio e all'interno della villa eravamo in Brianza. Fantastico. Ma quanto vi divertite quando girate un film così? Quanto avete anche improvvisato? Voglio sapere tutto. Ah, improvvisato, sai, nel cinema si improvvisa poco, perché se non qualche battuta, però le situazioni sono quelle, sei obbligato a seguirle, però certo, no, devi divertirti, altrimenti il pubblico non si diverte a sua volta. Grandioso. Quando vuoi, per parlare dell'Oscar, per parlare di quello che ti pare, perché sei veramente un grandissimo artista, ci fa piacere averti con noi, noi ci siamo, va bene? Un abbraccio. Grazie. A Giacomo. Grazie. Poretti, ciao a tutti, ciao alla Colombia. E salutaci anche Aldo e Giovanni, ovviamente, porti i nostri ciao saluti, ciao, grazie. Fantastico. Adesso c'è Marco Ferradini con Teorema. E certo, perché ricorda. No, vabbè, ma questo è grandioso, come ti è venuto in mente? Ricorda Chiedimi se sono felice, giusto? Un film di Aldo, Giovanni e Giacomo. Fantastico.